Bene, ragazzi, ciao a tutti, bentornati in questa nuova live. Oggi affrontiamo un argomento veramente interessante, veramente simpatico e soprattutto rispondo a una serie di messaggi, di commenti che da qualche mese un pochettino mi fate sulla questione dei mercati delle criptovalute che sono ancora posizionate sul supporto a 20.000 Bitcoin, anche le altre, anche Ethereum, intorno ai 1.100 dollari come supporto, recupereranno nelle prossime settimane, nei prossimi mesi. Conviene entrare ora per il lungo periodo. Oggi andiamo a parlare di questa cosa, come investire in Bitcoin nel lungo periodo, che significa investire in Bitcoin nel lungo periodo dopo anni e anni di investimenti e di amore, odio e tamo verso il mercato cripto. Ragazzi, io vi dico il mio punto di vista intriso di una serie di contenuti, sia da un punto di vista di tifoseria, ovviamente, insomma, da parte mia, insomma, quindi personali, sia da un punto di vista di oggettivo, quindi da analista, eccetera. Quindi la questione di oggi è delicatissima e parleremo di quello che è il mio punto di vista e di come veramente il concetto di lungo periodo nei mercati delle criptovalute, ragazzi, è stato ampiamente deturpato nell'arco di questi anni a favore di una propaganda, diciamo così, che secondo me non è positiva neanche per lo stesso Bitcoin. Ciao a tutti intanto, ragazzi, e fatemi sapere come state, anche perché è un po' che non ci vediamo in live, quindi è da un po' di tempo che non siamo qui dal vivo, quindi sono molto contento di rivedere tutti quanti voi e leggo subito quelli che sono i vostri messaggi. Intanto, ciao, 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 ragazzi, ciao a tutti. Allora, il quiz per XTBT è stato brutto, io che aspettavo domande tecniche. Ciao, quindi io non l'ho visto il quiz perché non l'ho fatto io, l'ha fatto il broker, e quindi non ti saprei dire, avranno fatto un quiz improntato un po' di più sulle culture generali, diciamo, delle cripto, non su domande tecniche, insomma, sul trading magari. Allora, ciao Dario intanto, ciao Ale, eccetera, ciao a tutti quanti. Oggi facciamo l'azione di corsivo che tra l'altro, ragazzi, non posso minimamente parlare. Vabbè, comunque ci sta anche l'invenzione di queste fesserie, diciamo, che però magari dai, qualcosina ce la portiamo, insomma. Allora, più che altro non mi caricavano le domande, non ho potuto rispondere. Ciao Giardino, eh sì, questo purtroppo, ragazzi, vi ripeto, non l'abbiamo gestito noi. Ciao Bob, come stai? Noi ci vediamo in Academy, siamo in Academy e ogni tanto chiacchieriamo anche dopo l'ultimo video sulla questione attuale. Va bene, ragazzi. Intanto, volevo sapere cosa pensi su Solana, considerata la discesa di ETH. Ciao Marco, guardo il grafico. Solana è un ottimo progetto, ma se il grafico non la pensa così, vuol dire che non cambia niente. Cioè, proprio di questo parliamo oggi, andando a sfatare una serie di miti. Ciao Mauro, che dati degli exchange parlino di una fuoriuscita di Bitcoin intorno alle 150.000, che ne pensi? Fuoriuscita che intendi? È anche fuoriuscita dagli exchange? Come hai visto anche tempo fa, quando gli exchange uscivano, gli Bitcoin uscivano dagli exchange, non significava nulla, così come vi ho spiegato per mesi, mesi e mesi. Anche questo è un altro mito da sfatare, ragazzi. Una cosa però ve la devo dire, va bene, dopo anni e anni, magari fate un po' riferimento a cosa funziona e a cosa no quando seguite delle cose online, ragazzi, perché sicuramente c'è tantissima qualità, però poi bisogna anche un po' comprendere che cosa effettivamente funziona sui mercati cripto, perché i mercati cripto non sono così semplici come altri. Quindi anche questa storia dell'analisi on-chain non se n'è mai cavato un ragno dal buco, è più di un anno che lo tiro fuori questa problematica. Uscivano Bitcoin dagli exchange negli scorsi mesi sui massimi ed è crollato del 70%. Quindi non fate confusione fra alcune tipologie di attività che sono difficili da comprendere come l'analisi on-chain, perché non si conoscono i veri
motivi di queste cose, e quello che è l'andamento del prezzo. Quindi sono due cose diverse, non le mettete nella stessa paniere. Come sempre un piacere imparare. Ciao Simone, ciao, benvenuto. Mauro, ho fatto il corso pro e devo dire che ha tante chicche che io non avrei mai immaginato in 10 anni. Ciao boss. Sì, il corso pro è pro. Ovviamente per chi fa trading sì, è imprescindibile, hai ragione. Lo riregistro comunque dopo l'estate, questo è vecchiotto, però quel tipo di considerazioni tecniche, quella è tutta matematica in pratica, che hai visto, sono la base dell'analisi quantitativa che da decenni esiste nel mondo. Non è una cosa imprescindibile, perché spesso si affronta il trading con estrema superficialità. Ciao a tutti, ciao Mauro, forza BTC, ciao, forza BTC. Ma infatti sta cosa non l'ho capita, io ho BTC nel guide, magari hai detto sì che c'è per fare log, mica devo vendere per forza. Esatto, proprio così. In che percentuale dici che il bottom 2022 è stato fatto? Per me non è stato fatto, ne parliamo oggi, secondo me è interessante anche l'argomento di oggi. Mauro, come comportarsi con gli exchange? Li tieni safe, avere dei soldi bene su FTX? Sì. Ne parliamo dopo. Alla fine di questo video parliamo anche di questa questione del safe o non safe, perché l'abbiamo già affrontato nel 2017, ragazzi. Va bene, allora, ciao Luke, come va? Salutami Ale anche. Ci siamo, ragazzi. Allora, iniziamo dal primo punto, perché oggi sarà una live anche abbastanza veloce, perché è un po' significativa, quindi prendete appunti, ve lo dico proprio francamente, prendete appunti, perché alla fine magari questa è una live che tenderà a cercare di cambiare un po' il mindset di alcuni investimenti, di alcuni investitori, scusate, soprattutto nell'ottica del portafoglio cripto, sì e no, a cosa serve, bla bla bla. Allora, la questione del lungo periodo. Nel lungo periodo i mercati salgono, nel lungo periodo le criptovalute saliranno, nel lungo periodo Bitcoin salirà, quindi perché non comprarlo ora che siamo a 20.000? Nel 2020 ho risposto a una domanda simile quando Bitcoin stava intorno ai 4.000 dollari, di un mio amico tra l'altro, che mi disse, dice, ah ma poi se sale a 10.000 perché non lo compro adesso? Allora ragazzi, la questione è, se sale a 10.000 non lo sa nessuno questa cosa qui. Allora il problema è seguire il trend e comprare quando una cosa accade oppure no, perché il concetto di lungo periodo in cui noi crediamo nei mercati delle cripto non è valido, perché non è la stessa cosa che nelle stocks e negli investimenti, come sempre avete sentito dire magari da soggetti estremamente competenti come il classico Buffett o quant'altro. Allora, iniziamo a comprendere il senso della questione del lungo periodo e perché le cripto non possono essere trattate così, ragazzi, perché altrimenti cambieremmo alcuni atteggiamenti. Allora, intanto mi riferisco solo a Bitcoin, perché il resto è veramente lungi proprio da questo concetto. Prima questione, il lungo periodo nei mercati classici, ragazzi, nei mercati old, perché viene citato come un concetto che poi ritorna su una naturale trend crescente? Perché il mondo nella sua vita naturale, durante, diciamo, negli ultimi millenni, centinaia di anni, è sempre andato a crescere in termini di tecnologia, sviluppo e produttività. Questo significa che, connesso alla questione della immissione del valore del denaro, quindi di dollari, per esempio nel mercato, che attenzione, il dollaro non sta perdendo valore nei confronti delle altre valute, ci sono solo più dollari nel mercato, ragazzi, però le altre valute si sono svalutate di più, quindi al massimo nei confronti di Bitcoin ne possiamo parlare, va bene, se lo consideriamo valuta, però il dollaro non sta fallendo. Guardate il grafico contro l'euro, che lo dico da 6 mesi questa cosa qui, ho anche il grafico, il DXY, che è il grafico della forza del dollaro. Il dollaro è sui massimi storici degli ultimi 10 anni, quindi il dollaro è molto forte nei confronti delle altre valute e meno forte nei confronti di Bitcoin dalla nascita di Bitcoin, non negli ultimi periodi, perché ha perso Bitcoin il 70%. Quindi se noi consideriamo il mondo in continua ascesa, ragazzi, in continua crescita, con annessa l'immissione di dollari nel mercato, siccome noi parliamo di azioni e titoli quotati in borsa
nominati in dollari. Da una parte abbiamo più dollari, dall'altra abbiamo PIL che cresce, quindi produzione, tasso che cresce nel corso dei centinaia di anni. I mercati salgono, ragazzi, perché il nominale deperisce, cioè diciamo diminuisce di valore perché ce n'è di più, e invece la parte produttiva sale. Quindi le borse in generale e i mercati finanziari nei centinaia di anni che hanno contraddistinto i mercati finanziari sono nel lungo periodo saliti. Questo perché dietro c'è una questione oggettiva. Il mondo cresce sempre. Noi aumentiamo la produzione, aumentiamo lo sviluppo, aumentiamo con la scienza e la tecnologia, aumentiamo con le scoperte la capacità produttiva. Va bene, quindi a meno di un apocalisse, intendo l'asteroide, i cosi, insomma andatevi a vedere i film di Netflix, va bene, a meno di questa cosa qui, ragazzi, il mondo teoricamente tenderà a crescere, anche perché nell'insito, diciamo, nel genere classico umano, quello che è la questione legata alla natura di voler produrre di più, migliorarsi costantemente. Quindi questo concetto è valido solo perché alle spalle dei mercati finanziari ci sono delle questioni oggettive, cioè produzione, le persone che lavorano producono qualcosa, le azioni sono lo specchio di quello che è la produzione e i dividendi, gli earnings, gli utili creati da un'azienda, più o meno sono uno specchio. Poi quotazioni eccessive, non eccessive, ovviamente c'è questo discorso qui. Però nel lungo periodo il mercato tendenzialmente tende a salire e a riprendere la strada della salita in un modo, diciamo, accettabile in base a quello che è il tasso di produzione. Poi ovviamente si può fermare decenni, ragazzi, si può fermare decenni e poi riprendere, perché magari è salito troppo, questo è possibile, magari proprio questa situazione potrebbe essere un caso. Questo concetto nel criptovalute non esiste, ragazzi, proprio non esiste in nessun modo, perché le criptovalute non sono parte integrante del tessuto socio-economico e non producono valore in termini di PIL. Questo è il discorso, almeno fin tanto che la DeFi non diventa una produttrice di PIL. Abbiamo un solo, a ragion del vero, diciamo, un solo concetto, che è quello della produzione delle fee. Quindi un po' producono anche le criptovalute per i miners e per chi ha gli investimenti in proof of stake. Quando un protocollo genera fee e vengono riconosciute queste fee ai possessori della coin in questione. Allora, in tal caso c'è un leggerissimo accenno alla produzione di un valore, una specie di utile, diciamo così. Va bene, però è ancora un albore, cioè siamo il primo anno che abbiamo avuto questa cosa, quindi dobbiamo ancora scoprire se effettivamente questo tipo di tecnologia produrrà veramente qualcosa. Immaginiamo learnings dovuti ai play to earn, ai gaming, eccetera. Allora, tutte queste cose potrebbero produrre valore, ma ancora non abbiamo cognizione di causa, non sappiamo quanto, dove, come e quando. È troppo presto. Quindi, al momento, invece, se andiamo ad analizzare, per esempio, Bitcoin, ragazzi, non è produttore di valore in questo momento. Quindi, come facciamo ad analizzare un valore come Bitcoin, un asset come Bitcoin, ragionando nel modo classico con il concetto del lungo periodo? È sbagliato, perché questo concetto, ragazzi, di lungo periodo non può essere traslato ai mercati cripto, perché i mercati cripto non sono i mercati hold, non c'entrano nulla con i mercati classici, e questo è il discorso. Sono mercati tecnologici, adesso poi andiamo a vedere come vanno considerati. Allora, per questo il motivo di fondo di ragionare Bitcoin immaginandoci Bitcoin un domani a 7 miliardi di dollari a una unità è un concetto ideologico. Non voglio dire che sia giusto o sbagliato, non è scientifico, non è frutto di un'analisi, questo è un discorso oggettivo. Poi che noi speriamo che arrivi a questo per concetti di natura macroeconomica e per la questione legata a Bitcoin standard, se un domani il mondo vira verso quella tecnologia, assolutamente è giusto, però quella è un'aspettativa, ragazzi, è un'ideologia,
una religione, chiamatela come volete voi, è un modo di vedere il mondo e di combattere per cambiarlo, che è giustissimo farlo questo, ragazzi, va bene? Però dobbiamo distinguere il concetto del perché considerare Bitcoin a lungo periodo come una riserva di valore infinita non ha né capo né coda. Se il mondo non lo considererà tale, Bitcoin è, non vale niente, lo sapete questo, ragazzi, vale zero, perché il valore stesso della criptovaluta in questione è dato, come il gold in pratica, da quello che è il concetto sociale di considerarlo come store of value, che al momento non funziona, ragazzi, va bene, al momento non è così, però magari ci arriviamo, ma dovete discernere il concetto del lungo periodo e perché non possiamo ragionare a cassettisti all'infinito sui mercati cripto, perché non è quello il concetto, cioè state facendo un abuso di questo concetto. Moltissimi citano la questione legata a Warren Buffett. Nel lungo periodo i mercati salgono, Warren Buffett dice fai il cassettista, comprati qualche stocks importante, un ETF se non sai quale stocks comprare, dopodiché attendi X anni e i mercati vanno sempre su. Ok, ragazzi, anche qui ho già accennato l'argomento, però oggi lo specifichiamo. Ragazzi, allora, il concetto dell'acquisto, per esempio, di un ETF Standard & Poor's 500 non è un acquisto da cassettista, è un acquisto fatto su 500 asset strutturalmente creati da un algoritmo che ne fa il paniere. Cioè, quando voi comprate un ETF, ragazzi, su Standard & Poor's 500, state comprando le 500 stocks più capitalizzate dal mondo, ponderate alla capitalizzazione, con un valore all'interno di questo indice ponderate alla capitalizzazione. È un bot di trading, voi state comprando un bot di trading. Quel bot di trading modificherà la struttura dell'ETF, togliendo le stocks che falliscono e mettendo quelle nuove ogni volta che cambia la capitalizzazione. Questo concetto vi spiega il perché ha senso il lungo periodo in quel caso. Perché all'interno di quell'ETF, ragazzi, ci saranno sempre le nuove aziende, quelle che verranno e che potrebbero performare, e tutte quelle che falliscono vanno via da quell'azienda lì. Quindi l'ETF, ragazzi, su Standard Plus 500 le vende le aziende che falliscono, non se le tiene all'infinito. Cioè, se una stocks che è lì all'interno cambia quotazione, va via da quella ETF. Quindi voi nel vostro portafoglio non ce l'avete più, c'è una macchina dietro che vende quella azienda, la vende e compra quella migliore in base all'andamento della capitalizzazione, che significa in base all'andamento del grafico di quella azione, ragazzi, o del numero di azioni ovviamente sottostanti, quindi del valore della quotazione azionaria moltiplicato per il numero di azioni. Questo è il discorso, ragazzi, va bene? Quindi nel momento in cui queste aziende riducono troppo la capitalizzazione, vanno via da quel ETF ed entrano le nuove, perché l'ETF aggiorna seguendo questa micro regola strategica. In pratica è un bot che fa una strategia di trading, vi fa mantenere la liquidità sempre e solo sulle 500 aziende più capitalizzate di tutto il mondo, e ovviamente per farlo guarda il valore delle azioni. In pratica è un trend following, perché nel momento in cui l'azione inizia a perdere, dopo un po', se la capitalizzazione scende troppo, ovviamente esce fuori dalle top 500 e quindi va via dal vostro ETF. Una ETF del genere a lungo periodo ha senso, ragazzi, perché voi non state comprando una stocks nel lungo periodo. Voi state comprando 500 stocks con un sistema computerizzato, con una strategia di trading dentro, che vi fa fare lo switch sempre sulle migliori 500 negli anni a venire. Quindi fra 100 anni voi avrete comunque lì dentro le top 500 del pianeta.
Ora, capite bene il concetto come completamente diverso dall'investimento in un ETF, per esempio. Potete comprarne anche uno di ETF, ragazzi. Il Mesh World, per esempio, no? Cioè, l'ETF, voi potete comprarne uno per tutta la vita. Non vi serve neanche diversificare, perché è già diversificato. Ha già dentro una strategia. Poi, ovvio, magari ne comprate tre o quattro, ma non serve più di tanto alla fine, ragazzi. Ok? Non serve più di tanto. È un po' più un giochino che altro, perché non cambia poi la media finale di molto del vostro rendimento. Ma con Bitcoin e le cripto, questa cosa non esiste, ragazzi, perché noi non possiamo comprare un paniere, a meno che non andiamo a comprare quelli che sono attualmente gli indici che stanno creando, per esempio su FTX, ragazzi, ci sono gli indici su la DeFi, eccetera, che si possono acquistare, ma sono dei future, quindi c'è il funding, tenerli a lungo periodo, eccetera. E ragion per cui è molto importante, per esempio, la presenza di Bitcoin in un ETF, ragazzi, perché un domani Bitcoin potrebbe diventare parte integrante di un paniere all'interno di un ETF già diversificato con altre stocks, per esempio commodity o quant'altro. Ecco perché la presenza di un ETF Bitcoin è molto rilevante, perché sarebbe il primo scalino, ragazzi, per magari creare un ETF cripto, dove dentro ci sono una serie di cripto che seguono la logica delle top 100 capitalizzate, per esempio, invece del Nasdaq 100, il cripto 100, va bene, ragazzi? E quindi a quel punto potremmo ragionare in maniera diversa in base a un nuovo settore. Però quando ci sarà questa cosa, poi ne parliamo. Al momento questa roba non c'è. Quindi ragionare nel concetto di lungo periodo per i mercati cripto, soprattutto Bitcoin, è sbagliato, ragazzi, perché il lungo periodo, secondo quello che è il concetto che vi sto dicendo adesso, quello di Buffett, quello dei grandi investitori istituzionali, quello che avete letto nei libri e sentito, non è valido per Bitcoin, perché Bitcoin non è un asset diversificato. Dentro non è un indice, non è paragonabile a Nasdaq, ragazzi. È un asset singolo, è una tecnologia, punto. Non ha legami con la produzione di utili, quindi non è presente all'interno di un asset produttivo. Perciò noi non sappiamo se quel asset finanziario fra 100 anni sarà ancora lì, perché semplicemente non si basa su nulla. Cioè il mondo, ragazzi, per 2000 anni non ha avuto necessità di Bitcoin. Questo è il concetto, quindi noi stiamo creando un futuro, immaginandocelo in un certo modo, ragionando che questa tecnologia potrebbe cambiare in meglio le sorti dei sistemi economici, perché crediamo nel libero mercato, nella scuola austriaca, eccetera, di tutto quello che è il concetto del Bitcoin standard, ma è un'ideologia. Dividete l'ideologia dai fatti, va bene? Perché poi, quando andiamo ad investire, si confondono queste cose. Ed ecco, questo è il primo falso mito delle cripto, che va sfatato, ragazzi, perché è per il bene di Bitcoin, perché altrimenti gli investitori cripto non comprendono quello che fanno. Quando andiamo a investire in Bitcoin, dobbiamo capire quello che stiamo facendo. Questo dà più valore al nostro investimento e dà più valore al nostro holding. Quindi non vi sto dicendo che non dovete fare holding. Io non shorto Bitcoin, è una mia ideologia, ragazzi, va bene? Non è il ragionamento di un investitore e di un analista, quello ve l'ho detto mille volte, va bene, ma è un concetto personale, perché credo in un mondo diverso, non voglio mettere i bastoni fra le ruote a questo mondo, va bene, ma non è il ragionamento analitico. Se io detengo Bitcoin in hold, lo faccio perché credo e sto cercando di dare il mio contributo alla crescita di una ideologia e di un modo di pensare diverso che Bitcoin rappresenta, ma non è corretto da un punto di vista di investitore, analista e professionista, diciamo, di investimento e di trading. Questo lo dovete stampare nella testa, perché magari qualcuno di voi non ci crede in queste ideologie e quindi deve ragionare un po' con la propria testa e dire: io voglio semplicemente diversificare magari il mio portafoglio e quant'altro. Quindi primo mito totalmente da sfatare: non esiste in lungo periodo nelle criptovalute, secondo quello che è il concetto di lungo periodo dei mercati classici. Quindi se poi parliamo di altro di lungo periodo, io ci sto, mi metto al tavolo con tutti quanti e ne parliamo di queste cose, ragazzi, però non mi fate il paragone, o quantomeno ragionateci sopra. Magari ognuno di voi
deve sviluppare il vostro concetto e ci sta. Io vi dico che più siamo diversi nel modo di pensare, più la community crescerà sempre in maniera ottima, no? Ottimale. Però bisogna comprendere questa questione qui. Quindi, vabbè, non mi applicate le questioni di lungo periodo sui mercati cripto perché è una bippata, va bene? Per non dire una parola in live che, diciamo, non ci sta. È anche il motivo per il quale investitori importanti come lo stesso Buffett dicono sempre Bitcoin non vale niente, bla bla bla. E tutti, ah sì, non capisce. È ovvio che non capisce, ma lui non fa quel tipo di investimento, non fa ideologia a 90 e passa anni, ovviamente, nel futuro, non gliene frega niente. E quindi a quel punto di vista è così. Ciò significa che Bitcoin adesso scenderà, arriverà a 5.000 dollari, che da qui che siamo a 20.000 non può diventare un milione di dollari. Ma chi ha detto questo? Perché? Perché Bitcoin non è che, siccome non esiste il concetto hold di lungo periodo come nei mercati classici, allora vuol dire che non vale niente, non va utilizzato. No, perché c'ha tante cose che i mercati classici non hanno. Intanto, per esempio, è la prima volta che il mondo affronta la possibilità di cambiare veramente i sistemi economici mondiali, che sono così, ragazzi, da centinaia di anni. Quindi Bitcoin si può cambiare. Allora, questo è un valore, allora, va bene, allora noi non dobbiamo ragionare nel lungo periodo, però questo tipo di concetto dovete ricordare, è la prima volta nella storia che abbiamo una tecnologia che potrebbe permetterci di cambiare tutto quello che nell'economia classica, nella economia politica e nella finanza e nella politica monetaria è stato fatto finora, perché possiamo utilizzarlo a mo' di gold standard, cambiare le sorti di interi paesi, per quanto piccoli al momento, eccetera, e farlo nei prossimi 50 anni, va bene? Perché è un dono questa cosa, una tecnologia, un regalo, la useremo, riusciremo a farlo, e aumenterà l'eguaglianza fra le popolazioni, aumenterà la ricchezza delle popolazioni grazie a questa tecnologia, è tutto da scoprire. Però è una possibilità, ragazzi, prima non c'era la possibilità. Quindi sapete cosa significa avere una porta in più nel mondo dopo centinaia di anni? Questo ha un valore immenso. Questo è il vero valore di Bitcoin, ragazzi. Questo è la vera, il valore di lungo periodo di Bitcoin. Poi ce ne sono altri, va bene? Perché, per esempio, ragazzi, Bitcoin nasce anche con l'esigenza di creare un nuovo mondo, che è quello intero delle criptovalute, perché all'inizio Bitcoin ha finanziato questo mondo, ragazzi, ha finanziato totalmente il mondo delle cripto. Quindi è interessante vedere che cosa può creare. Quindi se ci può creare sopra qualcosa su Ethereum, sugli smart contract, saranno il futuro, avranno un valore proiettato nel PIL, quindi nella produzione, attraverso la produzione per esempio di fee, di investimenti, sostituzione del tessuto bancario classico, questo tutto da vedere, ma attenzione, perché se questa cosa verrà modificata nei prossimi anni, allora sì che ritorniamo al concetto di lungo periodo classico, e allora in quel caso lì tutti quelli che sono i protocolli DeFi, tutti quelli che sono i protocolli smart contract eccetera, potranno entrare in una valutazione oggettivamente di analisi fondamentale e ragionare a lungo periodo in quel caso. Ma siamo di gran lunga lontani, però anche questa è una possibilità, ragazzi. Quindi qui stiamo ragionando di possibilità che non esistono in nessun altro ambito. Questo è il discorso. Non c'è modo di poter cambiare il mondo attuale nel settore vecchio, cioè nell'old economy. Questo non si può fare perché ovviamente non c'è questo concetto. I mercati cripto ci provano, tra uno scam e l'altro, tra un fallimento e un altro, tra una truffa e un altro, magari innoviamo, magari cambiamo quello che fra 200-300 anni sarà ricordato come la svolta epocale. Ancora una volta, religione, credenze, ideologie, assolutamente sì, ma anche oggettività, perché questo settore esiste
e i tentativi di cambiare alcune cose sono già stati fatti, sono tutti falliti, ma nella vita tutto nasce come un fallimento per poi proseguire. L'importante è non smettere, ragazzi, rimettersi in piedi, ricambiare le cose. Quindi i veri valori delle criptovalute sono questi, ragazzi, non il concetto del lungo periodo con i paraocchi, con lo struzzo sotto la sabbia, immaginandoci qualcosa come faccio oggi il portafoglio cripto mentre tutto crolla e perché fra domani salirà tutto quanto. Non lo sappiamo cosa salirà fra domani. Tutto quello che è crashato nel 2018, ragazzi, quasi niente è ritornato ai valori, se non le top cripto. Alcune criptovalute, alcuni progetti che c'erano in quegli anni spariti definitivamente, falliti totalmente. Quindi ricordatevi, la questione del portafoglio, la questione non si applica alle cripto con i normali concetti che abbiamo visto nei settori hold, perché è anche il motivo per il quale, ragazzi, io ho visto, faccio la testa così dura, dicendovi quasi sempre che il grafico nei mercati cripto ha molto più valore rispetto a tutti gli altri mercati, così che anche per questo la ciclica, l'analisi ciclica, ha molto più valore sui mercati cripto rispetto ai mercati classici, anche se negli ultimi anni ha ripreso a lavorare anche sui mercati classici, per un po' di anni non aveva funzionato bene. Quindi questi sono il primo mito da sfatare. Altro mito da sfatare, ragazzi, e qua tocchiamo un tasto dolentissimo, dolente, proprio dolente. Bitcoin lo metto nel mio portafoglio di investimenti perché diversifico. No, perché Bitcoin non è un asset per diversificare, ragazzi, perché è correlato alla tecnologia. Quindi come si diversifica un portafoglio? Un portafoglio si diversifica non comprando cose a caso che li mettete dentro perché mi piaceva un po' di quello, mi piaceva un po' di quello, ci metto dentro il risotto con i gamberi, ci metto dentro una mortadella, cioè non c'entra niente questa cosa qui, ragazzi, va bene? La diversificazione oggettiva e analitica deve essere fatta in base al tasso di correlazione degli asset finanziari, va bene? Leggetevi Redalio se vi interessa questo argomento, nei suoi principle lo spiega apertamente quando vi parla e vi spiega il concetto della diversificazione oggettiva in base ai settori e alla correlazione degli asset finanziari. Allora, Bitcoin è correlato nell'ultimo anno e mezzo alla tecnologia, al settore tech, quindi è correlato a Nasdaq ed è correlato anche a livello settoriale all'intera tecnologia, perché è visto non come uno store of value, quindi non come il gold, ma è visto come una tecnologia dal mercato. Ciò significa che se voi inserite, per esempio, in un portafoglio che già detiene Nasdaq 100 come ETF al 60% della vostra portafoglio, inserite il 20% di Bitcoin, non state diversificando. Lo sapete cosa state facendo? State aumentando l'asticella della volatilità. Questo state facendo, perché Bitcoin è correlato alla tecnologia, al settore tech, ma è più volatile. Questo significa che se noi lo inseriamo in un portafoglio, nel bene o nel male, stiamo aumentando la volatilità di quel portafoglio. Se va giù, peggiora. Se va su, migliora, perché Bitcoin guadagnerà di più, perché è più volatile. Va bene? Quindi, altro mito da sfatare. Fesserie per anni e anni propinate. La diversificazione nel mondo cripto e utilizzare Bitcoin per diversificare un portafoglio classico non esiste, questa cosa qui. Va bene, allora potete utilizzare Bitcoin al posto di una tecnologia perché volete avere magari maggiore volatilità di portafoglio. Assolutamente sì in questo caso, ma non è una alternativa da usare per proteggere il nostro portafoglio. Perché non è questo l'atteggiamento. Se un domani cambierà e ritornerà ad essere diversificato, non correlato ai mercati tech e non correlato ai mercati ciclici magari in generale, come per esempio l'energia e quant'altro, allora a quel punto lo potremmo ritornare a valutare. Ma se voi provate a inserire asset Bitcoin
all'interno di un portafoglio, andatevi a creare tutti quelli che sono gli indicatori di gestione di un portafoglio per vedere la equity come si muove, la volatilità storica come si muove. Cioè Bitcoin vi fa un macello colossale perché giustamente è ipervolatile, quindi maneggiare con cura, attention please, dangerous, ok? Questo è il concetto, ma Bitcoin ragazzi è a sé da questo punto di vista, è una tecnologia ipervolatile. Lo mettiamo dentro un portafoglio se vogliamo aumentare la volatilità, mettere un pizzico di pepe al tutto. Se volete ragionare di portafogli, bisogna ragionare così. Quindi questo è un altro mito da sfatare e oggettivo che purtroppo ancora da questo punto di vista, diciamo, funziona in questo modo. Quindi, allora, detto questo, allora, dette queste cose qui, che ce ne facciamo di queste cripto? Come le dobbiamo utilizzare e dove le possiamo mettere? Allora, il mondo cripto ha un grande valore che il resto del mercato hold non ha, cioè ha un potenziale inespresso. Questo è un concetto che noi possiamo sfruttare, perché il vero modo di investire in Bitcoin non deve essere quello di considerare i concetti old, vecchio, stile e appiccicarli, perché semplicemente c'è un'ignoranza dilagante, una superficialità dilagante su questi argomenti, e appiccicarli alla tecnologia nuova, ma semplicemente dargli lo spazio che ha, cioè quello, il suo naturale spazio. Quindi investire in Bitcoin nel lungo periodo significa essere consapevoli di questi concetti, e questo ci porta a, alla questione legata al fatto che il vantaggio delle cripto è poter innovare in un modo che il mercato hold non può fare. Questo è il vero vantaggio. Cioè, mentre nel mercato hold abbiamo delle stocks, delle aziende che per quanto possano innovare in mille settori differenti, non possono cambiare il paradigma di certi concetti, perché sono parte integrante di certi concetti, quindi i sistemi finanziari parlo, va bene? Nel caso invece della questione del mercato cripto si può fare, va bene ragazzi? Quindi noi possiamo andare a ragionare su un cambio di paradigma e su un'innovazione che può modificare la struttura socio-economica dentro le quali si fondano le aziende. Allora, questo è un grande valore, ragazzi, un grande valore. Allora, imparate e abituatevi a ragionare sulla famosa analisi dei progetti andando a scovare le gemme, che le gemme vere, ragazzi, sono quei team che lavorano per fare questo, cioè per cambiare alcuni settori e andare a radicalmente innovarli in maniera dirompente. Se ci riescono, lo fanno alla stragrande, ragazzi, va bene? Per esempio, molto vicini a questa cosa sono stati gli exchange, nel momento in cui sono diventati non più il semplice cambio tac-tac che c'è all'aeroporto, ma delle istituzioni finanziarie importantissime che macinano soldi a go-go, questo attraverso il trading, e che possono cambiare molto le carte, per esempio le questioni legate ai metodi di finanziamento, andando a utilizzare il borrow, per esempio, e quindi mettendo a garanzia cripto e non nostri futuri redditi, e andando a prelevare delle liquidità che noi possiamo spendere. Per esempio, in questo caso, questi settori sono i primi in questo momento che stanno imponendosi come un'alternativa. Neanche gli exchange ancora ci sono riusciti, ragazzi, a essere un'alternativa valida. Hanno tante cose da sistemare, i processi di lending e borrowing non funzionano benissimo, le carte si sono finanziate attraverso il cashback, però hanno visto che poi non è sostenibile. Allora, stanno sperimentando queste cose, però sono una fucina di cambiamento radicale dall'interno, ragazzi, perché quegli exchange sono il primo tassello, ovviamente. Il resto è una totale sperimentazione, quindi quella non c'è niente ancora di valido, e dobbiamo in un modo o nell'altro aspettare e attendere. Quindi
Vero valore dell'investimento in lungo periodo delle cripto è la possibilità di cambiare questi paradigmi e quindi anche di conseguenza la possibilità di avere dei rendimenti in termini percentuali improponibili nei mercati hold, perché se io detengo per esempio una partecipazione a un protocollo, il protocollo è equamente distribuito, non di proprietà di un team ma decentralizzato veramente, e io detengo una partecipazione a quel protocollo che poi mi va a cambiare radicalmente il pianeta, allora immaginate un po' che significa, cioè abbiamo una partecipazione all'interno di un progetto che avrà un valore economico di 2 milioni di volte per cento più alto di prima. Quindi questi numeri nelle stocks, tranne le penny stocks, magari progetti estremamente volatili, non sono così facili, insomma non ci sono, ragazzi. Quindi questi concetti sono validi. In buona sostanza, il mercato delle cripto ha un'ottima e imponente capacità di realizzare dei cambi speculativi importanti in termini di ricchezza personale. Questo è un grande valore aggiunto del mercato delle cripto. E non è una cosa sbagliata, ragazzi, perché la speculazione in quanto tale è finalizzata alla possibilità di innovare. Cioè, se io finanzio un'innovazione radicale come quella cripto, mi aspetto che mi venga riconosciuto, se c'ho ragione e becco il trend giusto, chiamiamolo così, mi aspetto che mi venga riconosciuto un tasso di rendimento, un tasso di ritorno dal mio capitale di rischio 1000 volte superiore a quello che ho se vado a investire in Eni o Enel, per esempio, va bene? O, ho detto le italiane, oppure in Microsoft o Google, va bene? Se vogliamo colossi internazionali. Perché io sto finanziando un'innovazione tecnologica che non ha fondamenti, che non ha base, sono un angel. Sono una persona che investe in cose che non hanno, non so se avranno futuro. Quindi se io ho questa capacità a livello speculativo, è giusto che riesca a modificare il mio patrimonio in maniera radicale e impossibile da fare con altri settori, come per esempio quello classico. Perché anche se il concetto dell'interesse composto è più sicuro di questo concetto, ragazzi, perché gli investitori cripto sono investitori iperspeculativi, cioè sono soggetti che tentano di cambiare le cose, appunto come vi sto dicendo, i paradigmi. Quindi se io ragiono in questo senso, ho giustamente diritto ad avere poi un ritorno sul mio capitale investito di 1000 volte superiore rispetto al famoso ETF. Quindi l'ETF magari mi fa guadagnare in media il 6% all'anno dopo 15 anni, perché magari si stabilizza e per 10 anni non guadagno. Io magari nelle cripto il 6% me lo pappo in 3 giorni, oppure semplicemente se sono bravo a speculare e a modificare i miei investimenti in tempo, sono un bravo trader, so riconoscere i trend, eccetera, riesco a cambiare la mia natura del patrimonio, la mia vita personale. Questa cosa non si riesce a fare negli altri settori, o meglio, è molto 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 difficile da fare negli altri settori. Quindi il grande valore di Bitcoin è duplice, ragazzi, così come il settore cripto nel lungo periodo, ed è così che bisogna ragionare quando investite su Bitcoin e sulle criptovalute. Quindi investire Bitcoin e cripto da qui ai prossimi anni, ragazzi, dovete ragionare come persone che state prestando il vostro capitale, la vostra attenzione, il vostro lavoro mentale a tecnologie iper innovative. Se vanno in porto dovete guadagnare tanto, ed è giusto così, perché quelle sono dei concetti. Quindi la questione speculativa nei mercati cripto deve restare, perché è l'unico modo per finanziare la tecnologia. Se noi non abbiamo la questione speculativa, le tecnologie non si finanziano, ragazzi. E questo è il discorso, perché nessuno mette soldi su una tecnologia di cui non si sa nulla di dove finisce se non ha un'aspettativa di ritorno con 2 zeri in più rispetto ad Apple. Questo è il concetto, va bene? Perché altrimenti io me ne vado sui titoli di Stato. E allora l'attività speculativa nel settore cripto sarà ancora nei prossimi anni il locomotore di questo settore.
Quindi bisogna andare a trovare e a cavalcare i trend speculativi, non le bolle causate dai pump and dump, macinate dalle manipolazioni dei team. Imparate a riconoscere i sistemi di finanziamento delle cripto, o meglio, se volete specularci sopra, speculateci, poi via, appena le questioni si mettono male. Quindi diventate trader consapevoli, intelligenti, capaci di stare su questo mercato qui. Iniziate a ragionare che investire in Bitcoin non vuol dire essere un cassettista, vuol dire seguire il trend a più non posso, perché questo settore è speculazione innanzitutto e prima di tutto, e seconda cosa è oggettivamente ideologia, cioè una cosa che tenta di cambiare i paradigmi del mondo economico in meglio, va bene? È la ideologia, la deve essere finanziata anche così, e bisogna buttarci sangue e sudore. Va bene, allora, questo è la questione e il mio punto di vista. Io vorrei con questo video, ragazzi, ho finito ovviamente, io vorrei con questo video andare a far ragionare tantissime persone su questo concetto, e spero che questo messaggio trovi la giusta strada, soprattutto nelle sue sfaccettature, perché e ai limiti, no, da una parte e dall'altra, delle incomprensioni. Magari ad alcuni non piacerà questo tipo di messaggio, io invece lo ritengo una realtà pura, e le realtà pure, ragazzi, secondo me, avvicinano le persone ai settori e non le allontanano. Sono le falsità, le menzogne, le ideologie campate in aria, le religioni, chiamiamole così, che allontanano le persone dai mondi, perché conoscere i lati di un mercato, in questo caso, e di un asset finanziario, nel bene e nel male, non fa che accentuarne la bellezza, se si sa comprendere questo concetto, ovviamente, andando un po' più in profondità. Vi ho spiegato il mio punto di vista, quindi io vorrei sapere anche quello che pensate, anzi fatemi qualche domanda, vediamo se ci confrontiamo. Adesso mi rimetto gli occhiali per leggere le domande vostre, ragazzi, ho bisogno degli occhiali. Va bene, quando vi parlo di lungo periodo di Bitcoin, ricordatevi la questione che l'ETF non è un investimento da cassettista, ragazzi, ma è un sistema di trading creato all'interno dell'indice, che da solo fa il meccanismo. Fatelo anche voi, magari, con le cripto. Scegliete, fate un ETF top 100 cripto e mettete dentro le top 100. Va bene. Allora, andiamo a vedere che avete combinato. Qua vedo macelli vari. Va bene, ok. Allora andiamo alle domande più giù. Allora, intanto, molto luce, molto onesto, rispetto. Grazie, grazie. Allora, perfettamente d'accordo, grazie per questa bella saggezza. Grazie, Geppo. Sei uno dei pochi che parla con la verità e non i classici che dicono alcuno meno 90. Allora, io poi sono entrato tardi, ricordate la bolla scorsa, io però non ho comprato a 3.000, ho comprato a 6.5, poi a 7, no? Ma io faccio quello, ragazzi, quindi io faccio, cioè, ci sto sui mercati in questo modo, ma è anche il motivo perché sono fuori da tutte le cripto, dai massimi, in pratica, da Bitcoin non del tutto, non riesco, il mio primo amore, mi hanno stampato qui, ragazzi, non riesco mai a chiuderlo definitivamente. Ve l'ho detto che è un'ideologia su questa cosa. Grazie mille per il punto di vista onesto e franco, condivido al 100%, sta ad ognuno di noi capire dove vogliamo stare schierati e cosa desideriamo fare, è veramente così, è assolutamente la risposta più corretta. Ragazzi, non vi litigate nelle mie chat, per favore. Perché nei mercati si prezza tutto in dollari? Perché il dollaro è la valuta di riferimento del pianeta, semplicemente. Cioè, la valuta più forte di tutte, insieme all'euro. È anche vero che sterlina, euro, franco, eccetera, però è una valuta di scambio internazionale, quindi noi prezziamo tutto in dollari. Un domani magari potremmo prezzare tutto in Bitcoin, potrebbe essere questa cosa qui. Ovviamente, come ben sai, forse il paese produttore di dollari avrà qualcosa da ridire, no? Se succede una cosa del genere. Grazie Gianluca.
La saggezza è frutto della mia veneranda età. Bella Mauro, anche dalla spiaggia ti seguo. Grazie, sei il numero uno. Io forse domani vado in spiaggia. Enrico, Mauro, domandone tecnico, quando usare il grafico logaritmico e quando lineare? Il grafico logaritmico va utilizzato quando hai degli asset finanziari che hanno una volatilità molto alta, per cui fanno ad esempio delle performance del 1000%, 300%, perciò un grafico di natura lineare sarà ad ascensore così e non ti mostra bene quello che è l'andamento dei trend. Quindi nel caso di Bitcoin e delle criptovalute utilizziamo il grafico logaritmico perché la loro volatilità è molto alta e quindi la andiamo a ragionare non in valore assoluto ma appunto utilizzando il logaritmo, perché in questo caso riusciamo a vedere i movimenti grafici in maniera più pulita. Tutto qui. Va bene? Quando cambierà l'andamento di volatilità anche di Bitcoin possiamo togliere il logaritmo. Per esempio negli ultimi mesi, sei mesi, un anno, tu puoi anche non utilizzare il logaritmo, perché in realtà le oscillazioni che ha avuto Bitcoin, se non negli ultimi 2-3 mesi, non sono tali che ci insomma tali da avere necessità di utilizzare il logaritmo. I precedenti invece sì. L'euro potrebbe scendere sotto la parità con il dollaro? Ciao Gianluca, sì, secondo me sì, ne ho già parlato di questa cosa qui, però è momentaneo, io lo vedo così ragazzi. Allora ricordatevi che euro dollaro tutto è frutto di scelte delle banche centrali. Ok ragazzi, le monete fiat sono totalmente manipolate, quindi non ho, ma questo lo sono proprio di natura, tutte le monete fiat, il loro valore rispetto ad altre monete fiat è deciso dalle banche centrali, se le banche centrali hanno la libertà di farlo. Nei paesi dove questo non è possibile perché il mercato gli distrugge il valore, purtroppo no. Nel caso di euro, sterlina, franco svizzero, yen, è difficile che ci sia una manipolazione internazionale che vada a toccare l'euro, ragazzi. Insomma, perderebbero, chiunque perderebbe. È molto difficile, insomma, che avvenga una cosa del genere. Ti è capitato di leggere un libro di Wyckoff 2.0, se lo ritieni valido, traduzione a parte, che ho letto, gestione dei prezzi. Ciao Andrea, non l'ho letto, mandami una mail su info@tradingon.it, questo libro, insomma, se lo vedo, lo analizzo. Update su analisi ciclica, ciao! La facciamo nei prossimi giorni, ma non ci sono aggiornamenti rispetto a quello che vi ho detto lunedì. Non pensi che in caso di disastro, ad esempio di un eventuale default, BTC sia l'unico asset di rifugio? Allora, BTC asset di rifugio, io personalmente lo valuto tale, per il problema è che il mercato no. Perché alla fine, ragazzi, quello che conta è cosa dice il mercato e il mercato lo comunica attraverso il grafico. Se per il mercato quella cosa non è un bene rifugio, non lo è, ragazzi, non lo è. Mi dispiace, però è così nel mondo. Poi magari domani lo diverrà, questo sì, è possibile che diventi quello, ma oggi non è così. Nel momento in cui ci sia un default, per esempio, di paesi... di stati, potrebbe essere che Bitcoin non venga toccato. Questo mi trovi d'accordo, perché immagino per esempio al fallimento di stati piccoli, moltissimi potrebbero rifugiarsi in valore Bitcoin invece che nella valuta nazionale. Questo sì, perché Bitcoin è una tecnologia e la tecnologia non viene influenzata dal fallimento di uno stato. Questo è, perché è una tecnologia globale. Quindi in questo caso sì, mi trovi d'accordo, ma la stessa cosa per esempio potrebbero fare comprandosi dollari, no? Per esempio. Quindi se tu vedi il default per esempio di un paese che ha una valuta sua, chi si rifugia in dollaro viene salvato, si salva. È ovvio che Bitcoin in questo caso è più facile magari da acquistare rispetto al dollaro, che magari verrebbero bloccati con i saldi delle banche bloccate, eccetera. Invece Bitcoin è una via di fuga per preservare valore in caso di default, però in paesi come l'Europa e gli stati ricchi, gli occidentali, insomma, US, eccetera, capito? Cioè, fallisce l'Europa e in caso di default, non so, della Germania e dell'Italia, diciamo, no? Il paese è più a rischio. Bitcoin, che succede? Allora,
rimane lì. Allora, rimane dove sta Nasdaq, ok? Quindi se Nasdaq magari, se fallisce l'Italia, per dire, ragazzi, secondo me è impossibile, ve lo dico. Però dico, diciamo, se fallisce l'Italia in caso di default, diciamo, Bitcoin potrebbe essere utile anche agli italiani, perché no? Per preservare la propria ricchezza. Ricordatevi però, ragazzi, che è a catena, fallirebbero 7, 8, 10 istituti di credito, quindi probabilmente l'Italia sarebbe salvata, ma già lo è stata, ragazzi, in modo tale da preservare la stabilità in generale, eccetera, degli istituti di credito. Allora, il concetto delle tecnologie è legato al fatto che non sono collegati agli andamenti dei paesi, dei titoli di Stato dei paesi. La tecnologia di solito non è collegata all'andamento della tecnologia, dei titoli di Stato. Quindi se questa cosa avviene, sì, mi trovi d'accordo, però poi ci sono mille altre sfaccettature che dovremmo andare, no, a valutare. È nato un nuovo mercato, quello dei domini ETH. Cosa ne pensi? Ciao Christian, ce ne sono da una vita che veramente che c'è questo mercato. Comunque sì, mi piace tanto. Mi piace tanto. Anche lui è una tecnologia, mi piace, è inutile, insomma. Però che lì bisogna andare a fare per un'analisi fra un paio d'anni e capire quanti soldi fa e se ha senso o meno. Comunque sì, mi piace molto questo mercato. Always for Tibet. Ciao, salutami del Tibet. Io ne avevo preso qualcuno, non so, forse gli ETH, i domini ETH. Allora, però con i lineari si vedono meglio le figure di analisi tecnica o sbaglio? No, Enrico, no. No, per niente. Allora, le figure di analisi tecnica, se tu ti riferisci alle trend line dinamiche, non le puoi usare con il logaritmo, a meno che non le usi nel breve. Nel lungo periodo non si possono usare, perché nel logaritmico, nel lungo periodo, i trend sono curvi, non lineari. Quindi non puoi usare una retta lineare in un grafico che non è lineare, ma questo, diciamo, abbastanza oggettivo. Per tutto il resto è uguale. Le figure, se tu dici pattern, per esempio, sulle candele, le candele sono identiche. Se tu definisci pattern come le figure, i triangoli, eccetera, anche qui, se usi nel breve periodo è accettabile, se li usi nel lungo non va bene il logaritmo. Questo ti fa poi comprendere se ha senso usare, per esempio, un triangolone nel lungo periodo, intendo 4 anni, 5 anni o meno, su questi tipi di mercati. A quel punto dovresti scendere sul lineare e renderti conto che è inutilizzabile, perché magari c'ha discrepanze e breakout del 70-80% che non ti rendono operabile quel tipo di strategia. E i mercati cripto sono così. Mamma Dix, possiamo considerarlo il livello 25.8 per qualsiasi cripto solo per BTC? Ciao Aram, non svelare i miei trucchetti che hai visto nei webinar dell'Academy. Per me va bene per tante cripto, va bene, quindi non soltanto per BTC. Non per quelle molto volatili. S&P e Nasdaq, quanto siamo lontani dal bottom? Aspettiamo chiusura annuale dopo l'estate. Ragazzi, io vi dico che il bottom ho un po' paura di Bitcoin. Allora, a me fa piacere, ho visto un po' di forza, non vi nascondo, ieri sono entrato anche long con un'operazione leggera di trading che facciamo in Academy, l'ho detto perché sono entrati ieri sera, quindi non c'era nel video, però questa sarà gestita addirittura anche in trading stop, e ho visto un po' di forza relativa nel mese di luglio, ma io me l'aspettavo questa forza nel mese di luglio un pochino. È un'oscillazione minore. Il problema è che non vedo un panico vero generale. Secondo me, nella curva, nel grafico sulla diciamo sugli investitori, non siamo ancora nella capitolazione. Serve ancora qualcosa. Va bene. Ok ragazzi, allora Bitcoin sta toccando la resistenza, le tivolate si shorta, scherza, allora sì, si può shortare ovviamente, ma allora andiamo avanti. Mauro, sei l'unico investitore che sa ragionare con ipotesi, neanche Michael Saylor sa ragionare con ipotesi, fa il tifo. Sì ragazzi, Michael Saylor si fa il tifo, però Michael Saylor non è un investitore come noi, che ha bisogno di ragionare sulle ipotesi. Michael Saylor è un investitore, è un multimiliardario che ragiona anche per partito preso, cioè per change the world, quindi per cambi di paradigma, cioè lui importa magari andare non a stabilizzare una curva di un tasso di rendimento, cioè non è Ray Dalio per intenderci ragazzi,
è un investitore che ragiona un po' come Elon Musk, a tentare di cambiare i paradigmi. È un po' spinto, oggettivamente parlando. È ovvio che non si fa in nessun modo l'investitore come Michael Saylor, ma lui è multimiliardario e fa quello che gli pare, ragazzi. Cioè, distinguete le cose, no? Cioè, se io sono multimiliardario, cioè, faccio un po' quello che mi pare, no? Non ho bisogno di dar conto a qualcuno. Se io invece devo gestire i fondi e non perderli, si ragiona in altro modo. Il token Kaimi, l'unico vero da dare allo strazzo, sai che lo faccio? Sono in, ho una bella idea di fare qualcosa per l'Academy. Ma la news su Celsius, come la vedi? A me non piace, continuo a dire che bisogna starne fuori. Mi piace solo un discorso su Celsius, che le DeFi, sono in combutta con gli exchange. Questo è una questione di consolidamento del settore e giustamente gli exchange si stanno proteggendo tra di loro e devono farlo. Questo è importante, ragazzi, perché se noi vogliamo cambiare un paradigma all'interno del mondo, dobbiamo anche imparare a non metterci i bastoni fra le ruote tra di noi, a proteggerci, a fare trust e a creare possibilità di compensare quando ci sono i crolli. Io credo che questa volta lo facciano. Vi dico francamente, Dario, ti dico che secondo me Celsius la salteranno. Però è un'opinione, no? C'è capito? Perché Celsius non è una questione Luna che crasha su se stessa, cioè è fallita, cioè che è inutile. Poi magari il concetto, se tentano magari di restituire i soldi, capito? Ai fondi, potrebbero riuscirci, però ci devono mettere in mani gli exchange, capito? Da qui che ti devi mettere i soldi dentro, se cioè non ti venisse in mente di... No, se lo vuoi fare a titolo speculativo, ovviamente, no? Però ideologicamente spero che riusciranno a salvare questo tipo di aziende, magari acquisendole, come ha fatto per esempio BlockFi con FTX. E come Nexo vuole fare con Vold, ho visto un'altra SeFi in crisi. Penso possa essere interessante vedere queste acquisizioni, perché il mondo delle acquisizioni prelude la maturità di un settore. Maturità, siamo lontani ancora, però potrebbe esserci, perché no, un minimo di atteggiamento più coscienzioso da questo punto di vista. Quindi vediamolo, va bene. Il VWAP no, non lo uso moltissimo, comunque è molto buono come indicatore. Mauro, hai visto la divergenza RSI di BTC che si sta riformando? Sì, certo, l'ho vista. L'RSI è normale che diverge in questo momento, però è in una fase adesso di consolidamento, di lateralizzazione, divergerà ed è giusta la divergenza. Poi però il prezzo deve dare il segnale, perché la divergenza è semplicemente un'indicazione. Se il prezzo non segna, poi la divergenza non... cioè la divergenza, ragazzi, smette di funzionare una volta che ha dato l'indicazione, cioè c'è la divergenza, punto. Nel momento in cui c'è, il prezzo deve seguire. Se il prezzo non segue, quella divergenza non vale niente. Quindi è questo il discorso. Quando fai price action nel tuo modo di fare trading, considera le inefficienze dove il prezzo può tornare a pescare liquidità o chiudere una struttura prima di entrare in posizione. Consideri anche una possibile sbilanciamento del prezzo, come magari succede nel Forex, che poi il prezzo dopo lo sbilanciamento va in direzione opposta a ritestare BD. Le inefficienze di prezzo, non so come fai a parlarne che siano inefficienze. Andrea, come lo vedi? Come definisci un'inefficienza dove il prezzo può tornare a pescare liquidità? Questa cosa non ha nessun valore, perché semplicemente i mercati delle criptovalute non sono regolamentati. Quindi nel momento in cui la liquidità è diversa da exchange a exchange, come faccio io a dire che quello è un livello vero di liquidità? E come faccio a definire inefficienza di prezzo un punto che tocca Bitcoin? Vedi quante... Io sono un analista quantitativo, nel momento in cui mi parli così ti devo dire... butta fuori dati oggettivi che dobbiamo analizzare, non idee, e quello è un problema. Il discorso invece del Forex sì, succede spesso, perché nel discorso del Forex tu hai degli swipe, dei flash crash, chiamiamoli così, che si riassorbono. Bitcoin ce li ha tutti questi, come
anche lui nel Forex. Ricordi che però col Forex non c'entra niente, perché il Forex è il mercato più manipolato della storia, visto che è frutto delle banche centrali, e soprattutto le oscillazioni del Forex sono solo un rumore, in pratica, su livelli che le banche centrali hanno deciso di mantenere i loro tassi di cambio. Oscillano intorno a quei livelli dove loro hanno dato magari un range, quindi non è proprio identico. Però questi flash crash, soprattutto nelle più piccole, ci sono, nelle coppie piccole. Torchain potrà essere novità tra le top 10. Allora, Rune l'ho guardato, mi è piaciuto, anche Atom sta facendo una bella performance l'ultima settimana, però ragazzi il problema è sempre uguale: se non abbiamo più sul ciclo annuale non vedo niente io all'orizzonte, non metto niente da nessuna parte, ve lo dico proprio chiaro ragazzi. Però poi non mi venite a dire: ah Mauro, tu non hai comprato al minimo a 17-18 mila di Bitcoin. Io non comprerò mai al minimo, ragazzi, e non me ne frega niente di fare questo. Io non sono un investitore che cerca il minimo di mercato. Se volete quelli che prevedono il futuro, andate al circo e andatevi a vedere persone che fanno cose del genere. Magari un anno ci riescono pure, ragazzi. Io l'anno scorso ho previsto il target price di Bitcoin a 69.000 dollari, 2 anni prima. Cioè, vi assicuro, è fortuna. Certo, dentro c'è uno studio, tutto quello che volete, l'esperienza, la conoscenza del settore in maniera approfondita. Certamente non era campata in aria quella previsione, ma il fatto che sia stata precisa così è fortuna, ragazzi. Questo è il discorso, altrimenti io stesso uscivo con tutto appena toccava quei livelli. Invece sono stato un trend follower, anche lì sono uscito pian piano dai mercati. Io non sono un investitore a cui piace ragionare nel prevedere i minimi, perché una cosa del genere è un errore da parte degli investitori. Dopo 15 anni di esperienza, 20 anni di esperienza, si impara che prevedere i minimi e i massimi di un mercato e cercare di prendere un minimo e un massimo è un errore grossolano da principiante. Poi c'è gente che gli piace fare così e magari ci fanno anche soldi, ragazzi, capito? Però ognuno un po' deve ragionare un po' su quello che fa. Io non voglio passare la mia vita davanti a un grafico al tentativo di inventarmi un indicatore magico che mi fa prevedere il futuro, cosa impossibile scientificamente. Insomma, allora a quel punto io preferisco assolutamente fare l'investitore come trader. Cioè io faccio il trader sui mercati perché non sono stato come uno struzzo con la testa sotto la sabbia a tenermi le cripto, non avevo una sola cripto veramente, insomma, ho quelle che vi ho fatto vedere nel vecchio portafoglio, ma solo a modo di speculazione. Però non è che ho venduto sui massimi, ragazzi, ho venduto a scaglioni, scaling on, out si chiama questa cosa. Dipende se apprezzate questo modo di fare. Se avete $1,000, questo modo di fare non vi serve a niente. Nel $1,000 magari tentate la sorte, questo lo capisco. Però dipende anche cosa gestite, che patrimonio gestite. Cercate di essere compiacenti, comprendere quello che vi sto dicendo, no? Senza andare a giudicare delle cose che magari non sono, diciamo, non è quello che vi sto dicendo io, no? Che poi ognuno ha il suo giudizio. Allora, curiosità, allora, sì, questo è il video. Quindi, modo di tradare differente, grazie mille. Sì, esattamente differente, forse. Ma lo potrei... potrebbe loro aver fatto un più massimo, quindi se era un periodo di passo, sì, ovviamente deve essere confermato. Mauro, sei sempre chiarissimo. Ciao Anto, ragazzi, abbiamo 2 minuti, poi chiudo, ve lo dico. Per il breve ci sta confermo di Carlo Moon e Bitcoin. Sì, allora sono simpatici, comunque non sono top. Mauro, sei il maestro, grazie, Kernel, veramente gentilissimo. Va bene, ragazzi. Ah, gli exchange, sì, parliamo di exchange e chiudiamo con questa roba qua. Dacci il prossimo target. Al ribasso te lo do il prossimo target. Bitcoin 9780, va bene, te l'ho dato al ribasso. Aspetta che me lo segno pure io. La cazzata dell'anno, va bene, dai. Ok, boh, ora dite, ah, che io mi ha detto, ma se arriva a 9780, me lo mi compro ogni cosa. Vabbè, scherzi a parte, dai. Va bene, non ne ho idea del target, poi seguiamo il trend. Allora, andiamo a vedere invece la questione degli exchange. Quello mi interessa, ragazzi. Gli exchange, sono sicuri, sì o no? Ragazzi, allora,
Gli exchange sono sicuri quelli che fanno utili, ve lo dico, ok? Quello che fanno soldi, cioè che fanno volumi e fanno commissioni e fanno gain e fanno profitti, ragazzi. Gli exchange che fanno profitti. Poi, sono sicuri in termini di hacking, nessuno li può penetrare? No. Una cosa è ragionare al business, cioè ragioniamo a sostenibilità del business. Gli exchange che hanno una sostenibilità del business sono quelli che fanno più volumi, hanno le piattaforme più advanced, incassano tanti soldi e guadagnano tanti soldi. Sono sostenibili. Poi, hanno le tecnologie idonee a evitare hack, eccetera? Questo bisogna andarlo a scoprire. Hanno i wallet impenetrabili? Questo bisogna andarlo a scoprire. Certamente FTX, Binance, questa era la tua domanda prima, sono di gran lunga gli exchange che fanno più volumi di tutti. Lo so che Sam di FTX ha detto che tra un po' fallirà un exchange grosso. Gli exchange possono fallire nel momento in cui si espongono con i derivati e sono loro controparte degli investitori. Nel momento in cui l'exchange non è controparte, ma mette solo in contatto A con B e guadagna una commissione, non può fallire a meno che non imbrogliano, perché non ha una esposizione come controparte. Ma se hanno molti derivati, ragazzi, usano molte leve finanziarie, sono controparte degli investitori e fanno una scommessa sbagliata, magari un short pesante, a leva pesante, contro il mercato gli va contro e loro devono poi pagare tutti gli investitori, allora attenzione, quelli sì, possono fallire e come. E siccome un atteggiamento del genere è fatto proprio dal team che gestisce l'exchange, allora iniziate a comprendere quelli che sono ancora i concetti di fondo. Il team, gli analisti, chi gestisce quell'exchange, chi c'è dietro, chi fa le logiche dei derivati, quanta leva utilizzano, come si espongono, come si sono esposti nel tempo, fa la differenza rispetto a un exchange stabile, safe, diciamo, tra virgolette, sempre safe, e uno non safe. Questa è la questione, ragazzi. Quindi ricordatevi questa cosa qui, va bene? Allora, poi nessuno sa il futuro, va bene? Quindi nessuno può prevedere queste cose. È ovvio che se l'exchange ha tanta liquidità, è in piedi da tanto tempo, magari non è eccessivamente pieno di i derivati, va anche bene. Per esempio, ragazzi, i exchange che hanno tante opzioni, ok, guardateli tra virgolette perché devono coprire le opzioni. Ok, ragazzi, quindi le opzioni, per esempio, sono exchange molto più a rischio rispetto agli exchange che non le usano, perché sono la controparte. Ovvio, ragazzi, se sanno fare bene i compiti a casa guadagnano molto di più, perché le opzioni hanno dei prezzi sui mercati delle cripto che sono inaccettabili. Anche per questo le uso praticamente mai, perché comprare un'opzione cripto praticamente significa pagare il nulla a prezzi senza senso. È questo un po'. Quindi loro guadagnano tanto da lì, eh? Quindi sempre come li gestiscono. Però, per esempio, le opzioni sono molto rischiose, se gli parte, diciamo, contrarian un discorso. Però, per esempio, nell'ultimo crash di marzo 2020, quello full Deribit riuscì comunque a resistere, anche se mi fece un danno colossale, perché ci bloccarono i conti. Va bene, poi detto questo, vi ripeto, ragazzi, nessuno sa il futuro e queste cose ricordatevi sempre. Io sono un po' più tranquillo sugli exchange grossi, vi dico francamente, però è una mia personale ipotesi, non è capito. Se loro scende quel grafico contro BCC, potrebbe cosa potrebbe indicarci? Che è finito il ciclo annuale, ne inizia un altro. Buonasera, tu prendi ad esempio sempre un nuovo ciclo annuale rialzista, ma se non ho detto che rialzista, Dario, non ho detto che rialzista, il ciclo annuale farà una prima parte rialzista, ma io non ho mai detto che rialzista, io ho detto che poi vedremo se sarà rialzista, ma se il prossimo annuale fosse ribassista, dove si potrebbe arrivare a 5K? Cioè, ovvio. Cioè, questo è il discorso, dipende, perché potrebbe essere un ribassista forte,
questo qui attuale è un ribassista discretuccio, ma non fortissimo, perché noi l'ultimo minimo dell'annuale l'abbiamo avuto a 28, quindi poi è crollato a 20, abbiamo il 40% se chiude a 20, non chiuderà a 20 magari, però capito? Il prossimo, se è ribassista e magari parte da, non so, 13, 16, dico per dire, e chiude a 13, 14, è leggermente ribassista, cioè è una congestione, questo è il discorso. Il panico generale io non lo vedo così. Nella parte di un annuale laterale, i mercati cripto sono troppo veloci per fare questo che dici tu. Probabilmente i prossimi annuali, se saranno laterali ribassisti, saranno utili a eliminare più gente possibile stancandoli, cioè la fase in cui del ciclo dell'investitore in cui c'è proprio la disfatta totale, cioè le persone che da anni sperano di recuperare il 95% di perdita delle cripto che hanno tenuti in hold, che ovviamente non succederà mai, e incominciano a uscire totalmente dal mercato. E poi non so, la stragrande maggioranza di torna a giocare a carte e vinci, di solito fa così. Vabbè, detto questo, di solito li buttano fuori proprio quella parte lì degli investitori che non hanno formazione, soprattutto, eccetera. Quindi Mauro, questa l'abbiamo risposta, ok, l'ultima sarà KuCoin il prossimo a fallire, non lo so, sai. KuCoin però è un buon exchange, quello che mi ci ha fatto pensare della roba su KuCoin. Adesso devo andare a prendere tutto su KuCoin perché me... no, non è vero. Va bene ragazzi, allora ciao a tutti e noi ci rivediamo nella prossima live, come sempre è stato un super piacere e mi raccomando, stay safe e open your mind come sempre, e per quelli che vedranno la live nei prossimi giorni fatemi sapere cosa ne pensate del mio discorso sul lungo periodo delle cripto. Ciao a tutti.